6. E ciao. Buongiorno da questa bellissima stanza. Buongiorno. Adesso che ci siamo riprese, perché avevamo incominciato a filmare stamattina, ma eravamo troppo sconvolte. Non che io sia più, insomma, io sono sconvoltissima come prima. Mila riesce a essere sempre, sempre attiva, lei, sempre ciuffo, ribelle, sempre pronto. Allora, ci troviamo. Ah, l'ho già detto ieri su Snapchat, ma ovviamente su Snap non ci siete tutte. Esattamente al Cocca Hotel Royal sul lago di Iseo. Ieri, sorpresa, quindi ieri Mira è venuta a prendermi al lavoro e via. Siamo messe in macchina e dopo 2 ore e mezza, quasi 3 di macchina, siamo arrivate in questo bellissimo posto. Questa era una sorpresa. Ieri, ovviamente, allora vabbè, siamo arrivate, ci siamo cambiate tutto, poi avevamo l'aperitivo sotto che ci aspettava e poi tutta la cena, lume di candela con il pianista che suonava. Bello, 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 bello. Vi faccio vedere Faccio la subito la stanza stanza. prima che facciamo vedere subito il bagno così poi lo lasciamo libero per me. Allora, ovviamente c'è già un casino, disordinate. Questa è la doccia, spettacolo, cioè più bella di quella di casa mia, ovviamente, che voi conoscete. Vabbè, poi abbiamo il lavandino, lo specchio, dopo specchio, ovviamente i sacchettini con i trucchi. Vabbè, ok, WC, water, asciugamani. Qui abbiamo, c'è, vabbè, l'armadio, i due armadi. Poi. Questa notte siamo praticamente, non dico morte di sete, ma quasi. Al che stamattina Mile legge. Legge? Cosa stavi dicendo, amo? Meglio tardi che mai Ecco. leggere. Quindi ha letto il foglio che ovviamente ci hanno dato e nel foglio c'era scritto praticamente nel foglio c'era scritto far scorrere l'anta scorrevole dell'armadio e troverete a vostra disposizione il frigo bar con l'acqua e i bicchieri e troverete il microonde con delle tisane e lo zucchero per scaldarvi l'acqua e poi vabbè, ovviamente c'è Tanto è tutta questa. vero che ieri, ovviamente, alla reception ci hanno dato il foglio di benvenuto.
E ci sarà un motivo se ci hanno dato il foglio di benvenuto che noi non abbiamo letto, ma me l'ha letto questa mattina. Quindi diciamo che questa notte siamo praticamente, non dico morte di sete, però comunque sia una tisanina e un po' d'acqua l'avremmo bevuta, sinceramente, dopo cena. Anche perché dopo cena siamo andati al ristorante e abbiamo detto ok, va bene, adesso ricordiamoci di prenderci poi una bottiglia d'acqua per la notte da portare su. E poi ce ne siamo totalmente, completamente dimenticate. Finiamo il room tour. Bagno, allora bagno che adesso è occupato. Armadio, poi abbiamo qua una vetra. Allora, qua c'è già la borsa pronta con le ciabattine, accappatoie, asciugamani perché siamo in una spa. Io non so ancora adesso cosa andremo a fare perché vi ripeto, è tutta una sorpresa che mi ha organizzato Mire. Cioè, guardate questo letto gigante. Cioè, gigantissimo, questa notte ci perdavamo nel letto, roba che secondo me ci stiamo in quattro. Vabbè, qua praticamente che se volevamo, dovevamo dirglielo, ci portavano la colazione in camera, ma noi non, insomma, siamo andate giù al buffet. Qua, non lo so, adesso scopriremo cosa ci sarà scritto. E poi guardate fuori, fuori è... Vabbè, c'è il mini tavolino con... fuori è uno spettacolo. Abbiamo la piscinetta, c'è di là la piscina e poi abbiamo la vista lago. La pecca, se vogliamo, è il fatto che alla fine siamo sulla strada, quindi si sentono passare le macchine, però è, cioè, bellissimo. Poi c'è questa vetrata che questa mattina abbiamo aperto le tende. E si vedeva, insomma, ti vedi proprio tutto il lago. Poi, come sapete, io amo il lago perché lo amo. Mi spiace non aver vloggato ieri sera, ma perché in realtà fino alla fine non avevo nessuna intenzione di fare il vlog, perché ho detto, insomma, cioè, questa è una cosa nostra. E poi alla fine ho fatto dei piccoli snap, quindi ieri forse. Mi dispiace che su Snap non ci siete su tutte, avete visto, su Snap ho ripreso un attimino proprio al volo così la stanza e la cena. E poi niente, questa mattina invece ho deciso di condividere con voi questa nostra giornata, solo che credo, suppongo, deduco che ovviamente adesso andremo nella spa, perché c'è una spa e immagino anche che magari ci siano dei massaggi, qualcuno abbia prenotato un massaggio, quindi no, non so. La faccia stanchissima, me l'avete già scritto su Snapchat. Mi ero dimenticata e volevo farvi vedere che hanno notato che ho gli occhiali e mi hanno portato il pulisciocchiali. E ieri sera a cena mi volevano portare il giacchino perché dopo cena stavo dicendo appunto a Mire che volevamo uscire
Ma un attimino fuori, ma eravamo pigre del fatto di salire su in camera al terzo piano per andare a prendere le giacche e volevano addirittura darci un giacchino. E il 25 di settembre, come ho già detto, mamma mia che brutta inquadratura, si vedono le... E siamo fuori in costume, fa caldissimo. Ok, stiamo girando perché stiamo cercando di rientrare perché tra 10 minuti abbiamo un appuntamento che io non so ancora qual è, perché vi ripeto, questa è tutta una sorpresa di mille, quindi non ho la più pallida idea di come andrà avanti ed è strutturata la giornata. Però Mile mi ha già detto che non posso portare dietro la telecamera. Dove andiamo? Top secret. Top secret, quindi vi saluto qua. Io vedo se riesco a portarla lo stesso. Vediamo, però Mille mi ha già detto che. Più sconvolta che mai, e poi mi riprendo e vi racconto meglio. Comunque sì, adesso ha prenotato anche qui questa mini spa, insomma, l'ha pernottata per un'oretta solo per noi. Thank you.
se ci vediamo dopo, vediamo se riusciamo a comprare la batteria. Allora, adesso che mi sono ripresa, mi resta finendo un'ultima sauna. Io no, passo. Prima siamo andate in quest'area benessere, chiamiamola, ed è stato bello perché praticamente allora abbiamo fatto un attimo di meditazione, nel senso quindi c'è stato proprio un attimo di meditazione guidata, accompagnata poi dopo ad un massaggio, mi pare fosse thailandese, adesso in questo momento sinceramente non mi ricordo, sono ancora. E quindi abbiamo fatto un'ora di massaggio e poi siamo state mezz'ora in un idromassaggio, praticamente era una vaschetta piccolina, idromassaggio che era sempre dentro quella stanza, poi ci hanno servito della tisana e è stato bellissimo, bello, 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 è stata proprio una bella esperienza. Che dirvi? Sto parlando pochissimo in questo vlog perché sono così, su una nuvola. Oggi è proprio una giornata relax e poi vabbè, sono ancora un po' così perché alla fine questa per me è una sorpresa, questa è stata la sorpresa che mi ha fatto Mira, è stato un regalo che mi ha fatto Mira, quindi sono ancora così un po' svampita, diciamo.